Rifugiati, sì. Ne so qualcosa di rifugiati. Infatti, vivo in una città del nord-est italiano, il cui nome è... Udine. Che si trova vicino al confine con Slovenia e Austria, che significa allo sbocco della rotta balcanica. Avete naturalmente sentito parlare della rotta balcanica, dalla quale negli anni scorsi sono passate centinaia di migliaia, no, cosa dico, milioni di persone che sono poi arrivate in Europa e in Italia. Lo sapete, vero? Cosa significa? Full invasion, ok? E già che in larghissima parte queste persone sono... Sorry. Musulmani! You know. Persone che vengono da paesi come... Afghanistan. Pakistan, Siria, sono tutti qui adesso e alla mia piccola sfortunata città Udine. Sapete cos'è successo? Jihadisti che scorrazzano dappertutto, talebani che convertono tutti i cristiani all'Islam, estremisti che pretendono di introdurre la legge islamica in Italia. Ora ditemi, ma ci credete davvero a tutte queste cazzate? Perché dovete sapere che io, un rifugiato, l'ho conosciuto. L'ho incontrato appena ieri. Ha raccontato a me e al mio amico Wajid tutta la sua storia. La storia del suo viaggio dal Pakistan all'Italia. E volete sapere a quale conclusione sono giunto? La mia conclusione è che essere un rifugiato non è affatto così divertente. E poiché questo ragazzo adesso è a Udine al sicuro, ed è, sapete, un ragazzo davvero divertente, voglio dirvi una cosa. Guardate la sua storia. Wajid, come here and start the video. Ok. Check. Follower su YouTube. Sì. Sono ben 11.000 le persone che seguono il mio canale YouTube. Questo perché faccio video molto interessanti sulla cultura del Pakistan, dell'Afghanistan, del Bangladesh e tanti immigrati che vivono in Arabia Saudita, in Qatar, in Bahrain, proprio per questo mi seguono. Però tu la telecamera dello smartphone l'hai usata anche per girare momenti drammatici del tuo viaggio
dal Pakistan all'Italia, è vero? Sì. Io e i miei amici abbiamo fatto molti video durante il viaggio. Video che mostrano come io e questi ragazzi dal Pakistan siamo passati attraverso la Grecia e poi la Bosnia e poi dalla Bosnia passando per Biaç fino al confine italiano verso Trieste. Ti faccio vedere intanto questo video. Questo è il corpo di un uomo che abbiamo trovato annegato in un fiume, proprio al confine tra Bosnia e Croazia. Non sapevamo da quanti giorni fosse lì quel corpo nel fiume. Fu una cosa davvero triste. In questo video invece stiamo risalendo le montagne della Croazia. Eravamo in tanti, almeno 70 persone. Abbiamo camminato insieme per giorni, senza né cibo né acqua. È stata davvero dura. E sapevamo tra l'altro che se la polizia croata ci avesse preso, ci avrebbe punito duramente. E questo? Questo video è arrivato anche sul mio telefonino. Mostra alcuni ragazzi pakistani che sono stati catturati da un trafficante di uomini, che li ha portati nella sua casa. Vedi, il trafficante sta picchiando questi ragazzi e sta dicendo alle loro famiglie a cui è destinato il video: mandate i soldi e se i vostri familiari non ci mandano i soldi, noi vi puniremo. Questo video è stato dunque girato per essere mandato alle famiglie? Sì, il video è stato girato proprio per essere mandato alle famiglie. This is what you risk if you don't pay. This is what happens if you don't pay. If you don't pay, we send money. Send money to the smuggler. Sì, il messaggio è che se non mandate i soldi, li uccidiamo tutti. Sta di fatto che adesso sei a Udine e qui a Udine continui a fare video e anzi hai anche aperto un canale YouTube. Sì, ho aperto il mio canale YouTube subito dopo essere arrivato a Udine. E il titolo del primo video che ho caricato è Pakistani arrivano illegalmente in Italia. Perché per il titolo hai scelto la parola illegalmente? Perché queste persone che arrivano dal Pakistan, dall'Afghanistan, dal Bangladesh lo fanno illegalmente. E corrono un sacco di pericoli. Alcune persone sono annegate a mare, altre sono state picchiate o addirittura uccise dalla polizia. Alcune persone vengono persino aggredite nella foresta dagli animali. È un viaggio, ripeto, molto pericoloso. È per questo che faccio questi video. Proprio per creare consapevolezza in quelle persone laggiù che potrebbero fare la stessa fine. E io dico loro, andate piuttosto o nelle ambasciate o nei consolati e chiedete un visto o un permesso di lavoro. Con i video tu adesso descrivi ai tuoi 11.000 seguaci la tua vita quotidiana qui a Udine e in particolare alla Cavarzerani. Racconto proprio la mia vita quotidiana, come dormo, come mi sveglio. E faccio video come quello che adesso ti mostro. This is my friend. Ah, questi sono i letti, questa è una stanza. This is a room. Sì, this is my room. Your room? Sì, sì. I thankful to cover. Ringrazio la Cavalzerani per darci un posto davvero confortevole. And give us very beautiful mangiare. This is another room. Sì, this is my room. La tua stanza. Sì, sì. Ah. Then we sleeping on my bed. Ah, questo, this is a guy sleeping. Di questo sono io che fingo di dormire. He's waking up. Sì. Mi sta dicendo, svegliati, andiamo in qualche posto, facciamo qualche video. E io rispondo, non disturbarmi. E allora dice, ti do dei dolci. E allora io rispondo, mi dai dei dolci? Mi dai la pizza? E allora mi alzo di gran fretta. E adesso dove stai andando? Io vado a bagno. Questo è il bagno della Cavalzerani. È davvero in ottime condizioni. Voglio ringraziare tutto il team e i gestori della Cavalzerani. Perché alla Cavalzerani ci mettono a disposizione un ambiente davvero bello. È tutto a posto, i bagni, i letti.
the sleeping for bed for sleeping, and after that mangiare, bere, all tutti benissimo. I appreciate Covers Running team. In poco più di 3 mesi 11.000 follower. Qual è il segreto dei tuoi video? Il loro segreto è che sono molto informativi, soprattutto per queste persone che vengono in Europa. Io consiglio a queste persone, non venite in questo modo. Fatevi dare un visto dalle ambasciate. Se le autorità italiane non vi rilasciano il visto, allora andate in qualsiasi altro paese europeo. È proprio perché io stimolo questa consapevolezza che le persone apprezzano i miei video. Ti piace Udine? You like Udine? Sì, mi piace Udine molto because Udine is a poco città because people are very beautiful. Udine is poco, but Udine's people are very molto grande. Allora cosa c'era dentro? No, this is no weapon, this is a yes, this is a selfie stick. तो जनाब अभी हम इनसे गपशप करेंगे यहां से पूछेंगे कि जो इटालियन लोग हैं उनका अरे सुनो इधर आओ वी मस्ट डू अ बिग वी हैव अ बिग हिल इन फ्रंट ऑफ अस यस यस आई वांट टू गो स्लो सी वेरी स्लो